Eccoci qui, come vedete, i colori tipici del territorio del Cilento. Abbiamo i pomodori, abbiamo la frutta, insomma tutti i prodotti che vengono coltivati in un terreno che si trova alla periferia di Vibonati e comunque affacciato sul Golfo di Policastro, una bella location dove è nata questa prima home restaurant, la cucina di Amelie, e noi abbiamo qui Amedeo e Luisa. Lisa, io chiamo sempre Luisa, Lisa, per cui c'è stata questa fusione Amedeo, Ame, e lì che è appunto Lisa, Amelie. Questa nuova esperienza che nasce però all'interno di una struttura aziendale agricola che ha già investito tanto sul territorio per quanto riguarda la valorizzazione del territorio in termini anche gastronomici, e per cui Amedeo Trezza non è nuovo a queste esperienze, perché è da tempo che ha questa bella casa rurale nel comune di Vibonati e ha voluto provare questo nuovo modo di fare ristorazione, la home restaurant, che è il primo, mi dicevi, per quanto riguarda l'area a sud di Salerno. Perché ti sei voluto cimentare in questa impresa? Sì, uno dei primi del Cilento, ce ne sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, il primo dell'area meridionale del Cilento, quindi sicuramente del Golfo di Policastro. E, allora, noi facciamo autoproduzione, ospitalità rurale, ormai qui a Vibonati da una decina di anni, e lavoriamo molto sulle sementi autoctone, sul presidio dei territori e sulla biodiversità, sia vegetale che animale. In questi anni di ospitalità ci siamo resi conto che il cibo è sempre più un vettore di identità culturale e quindi sempre più linguaggio. Attraverso il cibo si racconta il territorio e ci si riconosce in un territorio, per chi abita e per chi viaggia in un territorio bello, importante e biodiverso come il Parco del Cilento. Quindi abbiamo pensato di completare la nostra offerta di ospitalità potendo fare anche da mangiare ai nostri ospiti o anche a chi del territorio, al di fuori del territorio, vuole fare un'esperienza di gastronomia equilibrata a partire dai principi della dieta mediterranea e soprattutto di gastronomia identitaria, cioè condividere un territorio, se stessi e gli altri, a tavola. Ecco, adesso stiamo vedendo proprio le immagini del pranzo inaugurale, chiamiamo così, di questo home restaurant, dove ci sono accomodati tante di quelle, alcune persone del territorio che lavorano proprio in questa direzione, quello di valorizzarlo attraverso i suoi prodotti. Per esempio abbiamo visto il professore Pasquale Persico, Enzo Crivella, se non erro c'è anche il produttore di vini dei Concilis, Bruno dei Concilis, ma anche un altro produttore di fichi che li trasforma, Eugenio Cioffi. Insomma, hai radunato tutte queste persone che portano avanti questa filosofia e l'hai radunati attorno a questa tavola bellissima, imbandita appunto in questo tuo terreno di cui parlavo un istante fa, in questa tua azienda, piccola azienda agricola. Quindi tu coltivi i prodotti insieme a Lisa e poi li trasformi in un menù sicuramente gustoso. È venuto facile però per te, perché tu, è una cosa sulla quale lavori da anni, come ci spiegavi. Sì, assolutamente. Hai solo voluto ampliare la tua offerta. Sì, ampliarla e poterla pubblicizzare. Soprattutto ringraziamo anche la presenza del professore Nicolai Novella, uno dei più grandi botanici e naturalisti d'Italia, che è esperto di orchidee selvatiche, che ci sta seguendo. I nostri padrini sono loro, insomma Pasquale Persico, anche perché questo progetto nasce da un'idea ancora una volta di Pasquale Persico di molti anni fa, già dell'epoca della città del parco, delle case del buon vivere. Ecco, questa è una prima concretizzazione di questo esperimento, che mette al centro il cibo non tanto come bene di consumo ma come bene di relazione. Perché poi, vedendo anche queste immagini, viene fuori anche la bellezza di accomodarsi a tavola, di mangiare, di parlare, di confrontarsi. Insomma, è un modo genuino di rapportarsi, soprattutto in un periodo in cui si parla attraverso WhatsApp, insomma attraverso i social. Invece questa è una bella scena che rievoca un po' il passato. Assolutamente, soprattutto da
fornisce un input al viaggiatore o anche a chi vive su questo territorio di rivedere, di rileggere il potenziale naturale di questo territorio e di leggerlo attraverso quello che Pasquale e Nicola di Novella chiamano il paesaggio degli ingredienti. Mm-hmm. Cioè coltivare un territorio e mantenerlo significa fare paesaggio, come producendo anche, e quindi un territorio diventa paesaggio nel momento in cui una comunità che vive su questo territorio si può autosostenere. Mm-hmm. Se lo fa in maniera consapevole, ovviamente c'è un valore aggiunto di notevole importanza. Che riscontro c'è rispetto a questa proposta? E a livello globale e nazionale c'è un grande interesse verso una piccola ristorazione domestica dove il fattore e il cuoco si siede a tavola con gli ospiti e condivide il cibo con loro, quindi su piccolissimi numeri, parliamo di una famiglia, di un gruppo di amici, così. E c'è una risposta, noi adesso ci stiamo avviando, quindi te lo potremo dire fra qualche mese o magari l'anno prossimo, ma in generale c'è una grande attenzione sul rapporto diretto, sul faccia a faccia tra il consumatore e il produttore, nell'ottica di un progressivo sconfinamento dell'una figura nell'altra e viceversa, cioè di rendere il consumatore sempre più consapevole e quindi compartecipante dell'azione di produzione e poi di trasformazione di un bene primario come quello del cibo. Spieghiamo come funziona una home restaurant e quindi anche la cucina di Amélie. Sì, allora funziona in questo modo. Chi vuole venire a assaggiare i nostri prodotti, a conoscerci, a stare in nostra compagnia a pranzo oppure a cena, un giorno prima o due giorni prima ce lo fa sapere attraverso i nostri canali, in modo tale che noi possiamo cucinare ad personam, possiamo preparare quello che abbiamo di stagionale, quindi in quel momento nell'orto, e proporlo a loro in maniera diretta, cercando di dialogare anche con chi c'è di fronte, col nostro ospite di turno, cercando di venire incontro alle sue esigenze alimentari o magari anche eventualmente intolleranze o così via, allo stesso tempo però dialogando con lui, offrendo la nostra identità attraverso la trasformazione del cibo. Quindi è preferibile ovviamente la prenotazione? Assolutamente sì, per una questione di freschezza. Noi vogliamo lavorare solo sul fresco, preparando al momento. Ad esempio, faccio soltanto un esempio. Per noi il pane e la pasta sono fondamentali. Noi li prepariamo al momento, facciamo pasta fresca e pane fresco. Questo significa per me approvvigionarmi di grani antichi, perché lavoriamo solo con i grani antichi, quindi andarli a prendere con altri amici produttori, molirlo con un piccolo molino domestico che abbiamo e con la farina fresca appena molita panificare e pastificare. Allora se noi riusciamo a saperlo con uno o due giorni di anticipo, riusciamo a fornire un prodotto fresco da un punto di vista organolettico importante, e che sicuramente non è stoccato lì per settimane o per mesi, quindi il piccolo numero diventa un pregio nella misura in cui si può lavorare in un determinato modo, sicuramente più diretto, in autoproduzione, a filiera corta e soprattutto mettendo in luce quello che è la nostra filosofia di economia circolare e di agroecologia in cui lavoriamo. Ecco, c'è una differenza anche nei prezzi per quanto riguarda i ristoranti tradizionali. Ma insomma, questo poi non dipende tanto. Dal menù. Sì, ma fondamentalmente un menù si aggira tra intorno ai 25 euro. Intorno ai 25 euro vino escluso, un pasto completo, fresco, cucinato al momento e magari anche, insomma, sicuramente condiviso, ma anche concordato in qualche modo, senza pranzo e cena. Sì, ugualmente. No, sì, ugualmente. Poi abbiamo un piccolo forno a legna ecologico costruito da un bravo muratore di Casaletto alcuni anni fa, senza cemento, totalmente in calce e con prodotti naturali, nel quale noi facciamo il nostro pane, facciamo panificati e soprattutto le pizze, che è una mia passione, quindi proponiamo anche serate oppure pranzi a base di pizza, sempre con i prodotti nostri, con farine, con grani innanzitutto biologici ma soprattutto grani antichi del territorio. Allora, qui avete portato un po' delle vostre eccellenze, se non sbaglio sono confetture, gelso, e poi abbiamo prugne, poi appunto la frutta, perché avete un frutteto, i pomodori, quindi tutto questo lo producete nel vostro orto. Elisa, che contributo dà?
questa azienda? Io magari porto anche un po' la cucina tirolese perché vengo dall'Austria, quindi porto anche un po' un'altra cucina, diciamo così. Per esempio oggi ho preparato le torte, quindi sì. Questo magari si conosce, è lo strudel sì. con le Eccolo mele. Eccolo qua. Sì. Sì. E poi ho fatto anche la torta Sacher, quindi che la torta è questa al qui cioccolato. Al cioccolato. Sì, Qual esatto. è la particolarità di questa torta al cioccolato rispetto alle nostre italiane? Quello veramente non lo so esattamente, però secondo me è magari un po' meno dolce, perché la pasticceria, secondo me, quella pasticceria italiana è sempre molto dolce. Più siamo più zuccherosi sì, noi. Sì, esatto. E questi sono magari un po' meno dolci, però... E qual è il piatto tipico sì. del tuo paese? Il primo piatto d'eccellenza, che non è il dolce, sicuramente. Sono, che faccio io anche, quindi al nostro home restaurant, sono le spätzle. Quindi è una pasta fresca con un impasto un po' più liquido, si può dire che è fatto con le uva. Con l'uva? L'uovo. Ah, l'uovo, sì, sì, ecco. Sì. Sì, e come con si la farina. Condisce? E poi non si fa la pasta a mano, si mette sopra una specie di, come si può dire? Aiutala. Una griglia, una grattugia, sì, con vengono i buchi. Giù questi riccioli di... Esatto, e poi si mette l'impasto sopra e poi si deve girare e cola dentro l'acqua che bolle e si fa subito quella pasta. E come la condite? Si può fare con... poi con un formaggio, quando si vuole fare un piatto vegetariano, oppure facciamo anche l'impasto verde con le pietole che crescono nell'orto, e normalmente si può anche mettere spinaci per esempio. Quindi, insomma, avete queste due, date queste due opportunità, dicono, avete anche unito questi due paesi. allora, io volevo anche un attimo fare un passo indietro, Amedeo. Cioè, ricordiamo che tu eri un dipendente di una banca e hai abbandonato tutto per questa tua ambizione. Tantissimi anni fa. Tantissimi anni fa. A me colpì quando me la raccontavi, perché insomma il posto fisso è ricercato da tutti. Tu invece lo hai lasciato per questa avventura contadina, tra virgolette. Perché? Posto mobile. Mobile, sì, però voglio dire, in qualche modo sicuro, lo stipendio a fine mese, insomma, intendo questo. Sì, 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 dipende da quello che si vuole. Però è più fisso un posto dove il tuo luogo di lavoro è la terra, perché più fisso è la terra, non c'è niente, diciamo. Quello che finanza, invece, anzi, molto liquido, molto instabile. Quindi volendolo vedere in ottica macro si potrebbe anche parlare al contrario, no? Se si vuole dialogare sempre nella dicotomia fisso mobile. L'idea è stata quella di tornare in qualche modo alle origini e all'essenziale, lavorare per sottrazione, cercando di ritrovare un contatto attraverso il territorio con se stessi, quindi dialogare con un territorio, voler bene un territorio significa imparare a voler bene e ad ascoltare se stessi. Quindi l'ecologia in termini macro è anche una autoecologia che ci si fa con se stessi, le due cose vanno di pari passo, secondo me non possono essere scisse. Pentito della scelta o... No, gratificato, assolutamente gratificato, assolutamente gratificato, con tutte le difficoltà certo, ovviamente che abbiamo noi in Italia e soprattutto in Sud Italia, ma comunque sicuramente contento. Si parla tanto di investire di più, di sviluppo di questo tipo di attività, insomma anche maggiori investimenti, si stimolano i giovani a investire di più anche nell'agricoltura, che ancora viene vista secondo i metodi tradizionali, la zappa, invece adesso è tutto cambiato, è tutto meccanizzato, tu invece conservi quelli là tradizionali, immagino, perché hai un terreno, insomma è un piccolo terreno, sì. proprio veramente a gestione sì, sì. familiare. Ecco, a questi giovani che ancora non sanno cosa fare, si può consigliare di investire in questo tipo di attività? Questo territorio del Cilento. Sì, ovviamente. Assolutamente sì, già anche semplicemente riprendendo i terreni di famiglia. Già se ognuno potesse riprendere i terreni di famiglia potremmo avere un risultato notevole, anche perché ci sono ancora molti aiuti, molte forme di aiuto e di assistenza.
per iniziare, per i ragazzi. Ma la meccanizzazione agricola è sì una questione anche di spazio, di grandezza dell'azienda, ma è anche una scelta, perché lavorare con un approccio agroecologico significa anche cercare di lavorare non consumando risorse fossili ed energie non rinnovabili. Si può lavorare su terreni anche grandi in maniera diversa, senza impattare in forma violenta e soprattutto risparmiando molto in termini di manodopera. L'approccio permaculturale insegna proprio questo. Quindi non è necessario avere il trattore di 200.000 euro per poter seminare un campo a grano o per poter produrre una quantità importante di ortaggi o di beni primari. Basta avere un approccio più evoluto, più semplice e allo stesso tempo più evoluto, cose che per fortuna già avvengono non solo in Italia, non solo in Europa, in tutto il mondo, ma anche in Italia abbiamo molti esempi di un approccio simile. E io penso che lavorando in economia circolare, chiudendo la filiera, quindi della produzione, della trasformazione e dell'offerta al pubblico, si può ricavare un reddito che magari non ti arricchisce, ma che quantomeno non ti impone di andare via, cosa che purtroppo invece ancora accade. Abbiamo perso di vista il bambino che è qui, che è tuo figlio. Vieni qui, parliamo con te. Come si chiama? Ettore. Ettore, vieni qui, allora, vieni qui. Sì. Allora, io qui ho il menù della cucina di Amélie. I nostri triddi, poi ci sono i gnocchetti tirolesi che hanno il loro nome, ma gnocchetti tirolesi, poi abbiamo le tagliatelle fresche, ancora i secondi piatti, polpettone alla genovese, brasato di carni, trota cilentana al cartoccio, le verdure ovviamente come contorni, formaggi e poi le pizze e i vostri dolci, sicuramente un menù genuino che è quello che appunto abbiamo detto vi consente di preparare i prodotti che producete nel vostro orto. Qui arriva un odore che si mescola tra il salato e il dolce, tutto da assaporare dopo. Ettore, sei arrivato? Vieni qui Ettore. Allora, dimmi un po', ma tu questa cucina che prepara papà e Lisa, la mangi? Ti piace? Sì. Cosa ti piace di più? La pizza, insomma, tutto quello che hai nell'orto finisce anche sulla pizza, però. Qual è quella che ti piace di più? La margherita, tipica, quando crescerai magari poi ti piacerà l'americano, patatine, wurst, glielo consentirai? Ma se le patate sono nostre e la carne è quella del territorio, si può anche fare, magari non il wurst, ma insomma, uno spezzatino. Qualcosa simile. Allora, la cucina di Amélie a Vibonati vi aspetta con questa home restaurant, quindi questa novità assoluta, un modo per ritrovarvi insieme amici, un gruppetto attorno ad una tavola senza cucinare, fate cucinare loro che vi accoglieranno in una maniera familiare, quindi è anche piacevole trovare questa atmosfera casalinga. Io vi lascio e auguro a voi un in bocca al lupo. Questa nuova esperienza, Amedeo e Lisa. Grazie a Ettore per il tuo contributo e grazie a voi per averci seguito fin qui.